il monumento alla memoria della idea della Internazionale, quindi è un diciamo commento nostalgico e poetico sulla rivoluzione comunista che in realtà non è mai realmente stata. E praticamente il lavoro parte con un piccolo carillon che trasmette, se si gira, trasmette le prime melodie dell'Internazionale, è interattiva, quindi se uno suona funziona, se no rimane diciamo in silenzio, oppure trasmette tutto il caos dei suoni del posto. Quindi da questo piccolo carillon progressivamente su quattro posizioni il suono aumenta, quindi un microfono prende il carillon, lo porta in un altro posto dove una cassa trasmette stessa musica, cioè stessa melodia, altri tre microfoni prendono questa melodia, lo portano in un altro posto dove due casse trasmettono altri 15 microfoni, e quelli 15 portano avanti dove c'è tutta una diciamo trentina di casse da concerto che trasmettono melodia alla società. In tutte le rivoluzioni tutto parte da un'ideologia super chiara e concentrata, però man mano come si sviluppa diventa, cioè questa informazione prima diventa molto potente, ma con tante distorsioni del percorso, quindi non arriva mai a quello che doveva essere.